Amici di Sport Perugia TV, bentornati nella nostra rubrica sul Perugia Calcio. Oggi purtroppo dobbiamo commentare una sconfitta, la prima stagionale del Perugia di Caserta che in vantaggio per 1-0 al Curi contro il Cesena si fa riprendere, si fa poi ribaltare nella ripresa con un autogol di Murano che prima precedentemente si era sbloccato. Quindi una giornata così un po' post gara con l'amaro in bocca. Cercheremo di capire di più con il nostro Roberto Arcangeli, buonasera, che è tornato a farci visita. Io ti chiedo subito, Roberto, una lettura di questa sconfitta, figlia probabilmente di tanti alibi, ma che lascia intravedere forse anche qualche carenza nella rosa? Mi sembra un po' presto, però ammetto che se ci fosse stato qualche elemento in più probabilmente, però abbiamo fatto una campagna acquisti di rincorsa, una preparazione atletica di rincorsa, non ci sono state nemmeno tante verifiche che hanno consentito all'allenatore comunque di poter valutare meglio la rosa a disposizione o i giocatori a disposizione. Troppe partite ravvicinate ora e che secondo me possono aver messo la squadra in appannamento. Io adesso lascio perdere la politica, le valutazioni sul presidente, sull'azienda, faccio proprio una mera analisi di quello che ho visto ieri sera. Secondo me la squadra ha perso un pochino di lucidità, è una squadra che chiaramente ha fatto 3 partite in fila, che cominciano a essere tante, specialmente se per chi non è in condizione. Esattamente, specialmente se sei in ritardo di condizione. Poi le valutazioni tecniche si vedranno più avanti. È stato bellissimo l'autogol, l'attaccante vero. Fosse stata la porta avversaria sarebbe stato un gran gol. Si è confuso chiaramente col primo tempo e ha realizzato un bellissimo gol. A parte questo, tra virgolette, infortunio, forse è un po' più grave i 2 errori di Angella, che dovrebbe essere il pilastro difensivo, su quali primo, dopo il calcio d'inizio, siamo stati graziati. Secondo, è arrivato l'assist per Caturano, in pratica. Purtroppo ieri sera la difesa mi sembra che sia stato il reparto che ha patito più di tutti la serata. La difesa ieri sera, anche nel portiere, non è sembrato tranquillo, sicuro. Viene coinvolto anche sempre, in continuo, anche troppo forse, sempre con l'impostazione da dietro, visto, o sbaglio? Questa comunque è una caratteristica delle squadre che amano impostare il gioco, amano farlo con il portiere. Ti dovessi dire, Fulignati mi sembra anche, dal punto di vista tecnico, per come gioca con i piedi, mi sembra veramente valido, meglio anche di tanti altri portieri che abbiamo visto all'opera in Serie B. Però ieri sera io direi che la classica serata anomala, strana, anche da valutare dal punto di vista tecnico, perché il Perugia in alcune fasi ha giocato bene, in alcune altre fasi è scomparso. Forse anche no, perché aveva iniziato abbastanza bene, quando è arrivato il vantaggio subito dopo il pareggio, mentalmente è un po' calato, ha subito anche il Cesena, forse c'è da lavorare anche sotto questo punto di vista. Sì, non c'è stata nemmeno la possibilità di assestare la squadra. Esatto. Cioè, dopo il vantaggio, sinceramente, subire subito il pareggio è un elemento che scombina in genere sempre gli aspetti tecnici. E questo è stato un guaio. Una partita che comunque non credo che il Cesena abbia meritato di vincere, esclusi gli errori, chiaramente sono stati degli errori marchiani che mi auguro che non capitino più, perché da un giocatore come Angella ci si aspetta quel quid, quel qualcosa in più. Beh, dovrebbe essere il pilastro maggiore della difesa nostra. Beh, credo. Penso proprio di sì, anche se bisogna dire che è un campionato lungo, ci sarà bisogno chiaramente anche di altri giocatori, perché è un campionato complesso anche questo, nel senso che se cominciamo a vedere squadre come il Cesena, che non mi è sembrata una squadra eccezionale, però sono campionati che veramente si giocano partita per partita. Pianificare eventualmente i ruolini di marcia, pensare di partita per partita. È quel che ha fatto sempre un po' male a Perugia, nel senso, no, dire sempre vincendo poi questa partita raggiungiamo la vetta, no. E puntualmente noi le buchiamo queste gare. Questi sono campionati, secondo me, dove previsioni, ruolini di marcia, calcoli, anche se uno può pensare di calcolare anche gli avversari, è un campionato veramente strano, anomalo, atipico.
un campionato che secondo me va gestito partita per partita, quindi piani o eventuali ruolini di marcia non devono essere sicuramente abbandonati. Senti, non so se sei d'accordo, di là di tutti gli alibi che abbiamo detto della singola gara, che forse, come ho visto, ha scritto il nostro Danilo Tedeschini sull'editoriale, è cambiato un po' tutto affinché non cambi niente. Mi spiego meglio, cambiati tutti i dirigenti, ma alla fine il mercato, bene o male, nella rosa sembra presentare comunque sia qualche lacuna, lo avevamo detto anche a telecamere spente, forse. In attacco qualcosa in più ci si poteva aspettare, magari anche dopo una retrocessione, detto che soprattutto io riscontro una certa difficoltà nel collocare tatticamente un giocatore come Melchiorri nel 4-3-3, per esempio. Questi sono problemi tecnici sicuramente da valutare, da affrontare. Sicuramente Melchiorri giocherebbe bene con uno al fianco e non si prescinde comunque il fatto che Melchiorri non possa trovare affinità col proprio compagno di reparto. Io il 4-3-3 sinceramente lo si può fare anche in maniera camuffata, lo si può fare e può diventare anche qualcos'altro, però Melchiorri secondo me è imprescindibile, partendo dal presupposto che è un campionato talmente tanto lungo, anche questo, e mi farebbe piacere se Melchiorri ce la facesse a disputarlo tutto, con la lucidità e con Sì. l'abilità tecnica che ci ha fatto vedere anche ieri sera nei primi minuti della partita. Poi dopo è evidente che anche lui ha giocato tre Sì. partite Beh, più che altro veniva su anche dall'infortunio alla testa, però è un giocatore che è stato operato, due. non era forse nel massimo delle condizioni, tutti gli alibi che vogliamo, però forse nel senso il Perugia davanti forse qualche carenza la denota, detto che ancora tre partite sono poche. Magari, non lo so, Murano attualmente deve forse trovare ancora, no, i giusti meccanismi con i compagni, però le statistiche ci dicono che non è mai stato quel bomber da 15-20 gol. La batteria d'esterni, ancora vedo anche lo stesso Elia, non proprio pronto in condizione con Caserta che lo fa entrare anche a gara in corso. Non lo so, io mi rifaccio sempre, no, alla squadra che ha vinto la Serie C. Non so se è giusto o sbagliato questo paragone, ma mi ricordo che forse quella squadra aveva qualcosa in più rispetto a questa. Non lo so, forse è troppo eccessiva, troppo pessimistica la mia visione, oppure. Ma adesso pessimistica non lo so, io ti dico che secondo me la squadra ha ricevuto un imprinting da parte dell'allenatore che non mi dispiace, Questo sì. visto che la squadra comunque in alcune fasi della partita gioca un bel calcio, E cerca sempre la sua identità, questo. gioca bene, riescono a verticalizzare abbastanza, riescono a giocare abbastanza bene sulle fasce laterali, ci sono giocatori che comunque a me piacciono. Crialese per esempio a me piace molto, è un giocatore che comunque sa prendersi anche le giuste responsabilità Ieri sera della difesa sicuramente è il migliore di tutti e quattro dietro. senza dubbio. Anche ieri sera comunque si è visto e in un certo senso ti vengo un appoggio perché ieri sera si sono visti non so quanti cross, quanti traversoni si sono visti scorrere sull'area del Cesena e nessuno è arrivato a chiudere comunque le opportunità. Qualche volta i cross sbagliati, qualche Qualche volta. volta giusti, ma c'era prima il difensore oppure. Cioè, quindi a volte lo stoccatore davanti è quello che risolve la partita, te la può risolvere anche all'ultimo minuto. Mi sembra che le caratteristiche dei nostri attaccanti in questo momento, nonostante l'impegno di Bianchimano che ieri è entrato, si è impegnato tantissimo perché mi rendo conto che sono ragazzi giovani che si stanno giocando il posto, te lo stai giocando a Perugia, che è una piazza importante e accreditata, però forse ci sarebbe stata la necessità di avere veramente l'attaccante d'area di rigore, l'esperto, il cattivo, quello che ha comunque la capacità di giocarsela da E protagonista che in un la Serie C l'ha campionato. fatta anche parecchi anni e con risultati, diciamo, forse anche maggiori a livello Esattamente. personale. Anche Senti, perché se vediamo sì. gente dei 33 anni convocata a nazionale, Questo è e vero. quindi se io avessi beccato un centravanti, se avessi scelto di prendere un attaccante. Il classico volpone di categoria, probabilmente a Perugia, con quello che gli gira Sì. intorno, non sarebbe Il stato. riferimento era Caputo che fino a 3-4 anni fa era un attaccante di Serie B molto buono, ma faceva la Serie B comunque sia, no? Questo per dirti che comunque l'attaccante è veramente un mestiere anomalo perché chi è attaccante e lo è di razza, lo fa in tutte le categorie e a tutte le età. Quindi Chiarissimo.
Invece io volevo tornare su un altro aspetto che io nel senso, andando non tribuna stampa, essendo tra i pochi fortunati, chiamiamo così, di poter accedere al Curi, non so, respiro comunque sia un'area che sa ancora della retrocessione l'anno scorso. Nel senso, mi spiego meglio, no? Anche nelle interviste, ieri sera guardavo Rosi, Caserta, insomma, guardando anche lo sguardo, no, del presidente Santo Padre in tribuna. Lo so, leggo come un ambiente ancora un po' depresso, no? Una depressione che si respira nell'aria, no, non lo so, te lo chiedo, che ancora condiziona in pratica quello che è. Osservazione giustissima. Stiamo giocando veramente, anch'io ieri sera facevo, mentre guardavo la partita, facevo una riflessione di quanto sia assurdo e di quanto sia anomalo il calcio che stiamo giocando adesso. Sì, già, infatti, a Il stadio vuoto. fatto che non ci sia il pubblico, il fatto che non ci Sì. sia la contestazione che i tifosi comunque, è un ambiente che a volte subisce veramente lo stato delle cose, lo stato del momento attuale. E poi a Perugia noi siamo facilissimi alla depressione, il nostro è un popolo che si deprime facilmente, come Come anche si se esalta con grande facilità. Quindi, l'equilibrio non abita da noi, quindi. no, in questo momento, guarda, in questo momento, adesso lo dico paradossalmente, in questo Sì. momento quello che sarebbe più importante, Nicolò, sono i risultati. Il problema è che ieri sera hai perso una partita che non avresti dovuto perdere. Quindi Esatto. devi cominciare a pensare anche che a volte anche il punticino in un campionato come questo, così lungo, Può così evitare complesso, anche qualche malumore, no? è ovvio, Esatto, ovvio. perché nel senso non tanto, no? Perché ieri sera vincendo raggiungevi la No, ma vetta, si può tanto. sempre recuperare ancora tutto. Però capito, venivamo da una vittoria nel derby, una conferma, avrebbe aumentato anche secondo me l'autostima dei stessi Ma giocatori. Caserta lo ha detto, no? Abbiamo giocato talmente tanto poco, quindi le vittorie sono un corroborante un po' anche per le armonie del gruppo e della squadra. Dopo, se no, cominciano, capito? Perché questa è una squadra che è partita con un obiettivo chiaro, cioè non ci stiamo a nascondere. Cioè, anche loro, i ragazzi, sono consapevoli che sono venuti a Perugia a fare il campionato da protagonisti. Quindi il protagonismo chiaramente si identifica con i risultati. Certo. E la partita di ieri sera, anche se tu avessi preso un punto, un punticino, ieri sera avrebbe corroborato il gruppo, avrebbe corroborato i tecnici, insomma. Beh, comunque sia, tre gare, è vero, 5 punti non sono un gran, però non abbiamo mai perso, potevamo dire, no? È Per esempio. ovvio anche questo. Per esempio, Le quindi. sconfitte non fanno mai bene, anche perché ieri sera poi dopo, se tu devi rimproverare qualcosa alla squadra, devi rimproverare ben poco. Quando hanno potuto ci hanno provato, e ci hanno provato fino alla fine in tutti i modi, quindi la squadra ha carattere, molto di più della squadra dell'anno scorso, sia Sì, ben questo chiaro. sono d'accordo. Sia ben chiaro, l'allenatore ha trasferito concetti che sono concetti direi fondamentali e niente, la prossima partita con Prossima partita si va a Mantova. Mantova, in trasferta. Mantova non è messo granché bene, però si gioca sempre presso un club e presso uno stadio che è comunque uno stadio Di tutto storico rispetto, italiano certo. di rispetto, quindi bisogna averci comunque ti devi aspettare Sì, ma. il Mantova proverà, come sempre faranno tutte le squadre, provare a vincere la partita contro il Perugia. Ma questo mi sembra chiaro, ma al di là del blasone in cui sia la Serie C, è sempre insomma una categoria molto ostica. Basta guardare il Fano, che noi lo avevamo, no, come un outsider, ma comunque sia ha fatto 3 pareggi, non ha mai perso contro squadre di un certo tipo Una anche, no? squadra che quando è venuta a Perugia uno sembrava che una squadra molto ben organizzata, ti dico, forse la Sì, squadra meglio messa in campo che ho visto sinora, sì. Sì. anche perché ho visto tramite Eleven Sport, Sei riuscito a vedere tramite Eleven Sport? Questa è la ieri notizia. sera sono riuscito a vedere la partita, mi sono visto anche un pezzettino prima che saltasse, anche un pezzettino di San Benedettese Fermana, Sì. mi sono visto altra sera mentre facevo i tentativi di sincronizzazione con il televisore. Il Perugia non gioca male. Il Perugia, rispetto ad altre squadre, ha un impianto di gioco e una Di un certo qualità, tipo, certo. va quadrata, bisogna trovare la condizione, bisogna metterci qualcosina di più, bisogna averci un pochino di pazienza adesso. Perfetto. Sì. Io chiuderei qua perché il nostro tempo è finito, il nostro quarto d'ora, diciamo così. Io ti ringrazio Roberto, tornerai a trovarci magari anche con altri ospiti, insomma, l'avvocato Gianluca Lorenzi, Danilo Tedeschini, Giovanni Marcucci. Sono
stesso Fabio Orlandi c'è stato l'altra volta, scorsa settimana. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube, presto anche una novità, ma lascio al direttore l'annuncio. Noi ci vediamo la prossima settimana dopo la gara col Mantova. Tornerà l'editoriale seguitissimo del direttore Andrea Sonaia e poi anche Sport Perugia TV con il nostro salotto. Noi vi salutiamo, ciao!